Di nuovo in diretta con Buongiorno con noi, come vi avevo annunciato adesso parliamo di Lucca Effetto Cinema Notte, la manifestazione che c'è stata sabato sera e sabato notte in centro storico a Lucca e che ha riscosso un successo clamoroso, era la seconda edizione, probabilmente anche al di là di quello che si aspettavano gli organizzatori. Andiamo a vedere intanto i titoli del Tirreno e della Nazione su questa manifestazione. Ecco il Tirreno: Lucca set per le scene di effetto cinema, gran folla per le rappresentazioni ispirate alle pellicole di maggior successo davanti a tanti locali e nelle vie del centro. C'è anche il titolo della Nazione, eccolo qua, un magico set vivente, fiume di gente in città ed è record di presenze, balli e maschere, tanti eventi a tema per le 5 aree spettacolo. In molti hanno raccolto l'invito a venire vestiti secondo pellicole cult. Quindi un vero e proprio successo e la manifestazione evidentemente lo merita perché è un'idea originale che sembra quasi poter fare da ponte tra il settembre lucchese e Lucca Comics e Games che tradizionalmente si svolge alla fine del mese di ottobre. Allora, per parlare di questa iniziativa, per provare a fare un primo bilancio che comunque ci sembra positivo, abbiamo in collegamento telefonico Stefano Giuntini, che è uno degli ideatori di questa manifestazione. L'abbiamo già avuto ospite lunedì scorso. Mi senti, Stefano? Sì, ti sento. Buongiorno, chiedo alla regia di alzare però l'audio perché ho qualche difficoltà a sentire io Stefano. Intanto mentre parliamo con te vediamo delle immagini che abbiamo girato proprio sabato sera relative al rifacimento di una scena del film Ritorno al Futuro. Il set era appena dentro Porta San Pietro e poi alcune scene del Grande Gatsby che invece si è svolto all'Hotel Universo. Allora Stefano, un primo bilancio non può che essere positivo, mi sembra, anche leggendo i titoli dei giornali. Sì, il bilancio è positivo, la città ha risposto, ma non solo la città, perché abbiamo registrato molti visitatori dalle altre città, già sapevamo che sarebbero venuti perché avevamo avuto dei feedback, gente da altre città ci aveva chiamato. Cioè, per esempio c'è un treno che hanno fatto da Bologna un vagone per venire a vedere Ritorno al Futuro, avevamo feedback da Firenze, gente che ci chiamava, ci scriveva, si informava, quindi diciamo che non è stata una manifestazione che ha coinvolto solo la città, ma ha richiamato anche tramite il passaparola, i social, la comunicazione online, anche molti visitatori dalle altre città e anche da fuori la regione toscana, diciamo. Mi rendo conto che è difficile fare una stima delle persone che hanno assistito alla manifestazione, a tutte le varie scene che avete messo in piazza, perché non c'è un biglietto da pagare, quindi è difficile fare una valutazione. Ma voi avete un'idea? Ma io non so, se si è parlato di 80.000 per la notte bianca, direi che sui 30.000 ci dovremmo essere, però non mi azzardo ancora perché siamo ancora in fase di valutazione, però dobbiamo vedere, insomma, rispetto con la notte bianca, che la notte bianca è una cosa che c'è in tutte le città, è diventata quasi incastonata, mentre questa sarebbe un'unicità di Lucca da coltivare e da promuovere, diciamo che è un nuovo evento per Lucca. Ecco, stiamo vedendo delle immagini del Grande Gatsby che c'è stato all'Hotel Universo. Come organizzazione era anche abbastanza complessa, l'organizzazione appunto totale di tutto l'evento, mi sembra che però sia andato tutto liscio. È andato tutto liscio, ci sono stati ovviamente piccoli problemi qua e là, anzi io mi scuso con il pubblico, con i telespettatori perché sono un po' senza voce, ma da sabato sera con questi walkie-talkie che avevamo io non ho fatto altro che parlare, però insomma diciamo ci sono stati qualche piccolo problema, niente di grave, è normale quando c'è da tenere sotto controllo, avevamo 60 persone dei nostri per tenere sotto controllo tutta l'area del centro storico, avevamo walkie-talkie, avevamo una scala gerarchica, c'erano i responsabili di area, i responsabili dei vari test, c'è stata qualcosa che non è andata ovviamente, ma era messa in conto, avevamo fatto una riunione nell'auditorium
della Fondazione Banca del Monte, con tutti gli addetti ai lavori, tutti i volontari che ci hanno aiutato, però diciamo che non è successo nessun problema di ordine pubblico, nessuno, addirittura c'era un salottino fatto da Rifonnel in piazza del Giglio che è rimasto custodito per un certo periodo, la gente è venuta a farsi selfie al salottino, serviva a quello, e non hanno preso neanche gli oggetti. C'era praticamente, quando le persone stanno bene, quando c'è un feed positivo, quando c'è una certa atmosfera, non succede nessun problema, perché quando le persone si divertono non creano problemi. Quindi tutto il mare di gente che è venuto in città sabato sera, esattamente come succede con i comics, sono persone che insomma vogliono divertirsi, è un pubblico che dobbiamo coltivare, perché è un buon pubblico quello di Lucchetto Cinema Notte, come quello dei comics. Ecco, Stefano, tu hai fatto riferimento ai comics. Può in futuro questa manifestazione essere legata in maniera organica ai comics? Perché ho detto in premessa che sembra quasi una porta, un'anticipazione, un antipasto di quello che poi sono i comics, e insomma è un antipasto di gran lusso, perché se la manifestazione continua così, nelle prossime edizioni diventerà veramente qualcosa di molto importante. Sì, la manifestazione è stata ideata proprio per inserirsi in un contesto che vede sia i comics che il Lucca Film Festival attirare l'attenzione del grande pubblico amante del cinema su Lucca, perché da una parte abbiamo il Movie Comics, che è al quarto anno, diretto da Mario Pardini, in cui le grandi case di distribuzione internazionali come la Disney, la Lucky Red, la Warner stanno puntando molto su Lucca per la promozione dei loro film. Dall'altro abbiamo il Lucca Film Festival, che con questo decimo anno ha spiccato il volo, anche perché è diventato il più grosso investimento culturale praticamente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Lucca. Lucca ha una storia cinematografica che dura da mezzo secolo, con tantissime pellicole girate, come ci testimonia il libro Lucca Stretto Cinema, appunto, da cui nasce tutto il progetto, pubblicato dalla Fondazione Banca del Monte l'anno scorso. Quindi tutto questo scenario si colloca a Lucca Stretto Cinema Notte, quindi è l'ultimo tassello di un puzzle che vede Lucca al centro della cultura cinematografica e quindi di tutti i suoi estimatori. Quindi è un disegno generale, diciamo, è in prospettiva. Capito? Bene, bene, grazie a Stefano Giuntini, cura la voce, perché ti rivolgiamo in forma nei prossimi giorni. Grazie ancora e buona giornata. Sì, mi scuso ancora. Un saluto a tutti i telespettatori e un grazie a tutti quanti per questo grande successo, che è merito del pubblico prima di tutto, prima che di noi. Buongiorno. Grazie Stefano, buona giornata. Noi continuiamo con i titoli dei nostri quotidiani, rimaniamo in ambito di spettacolo, di cultura, con una polemica che è presente sulla Nazione questa mattina. Si riferisce alla possibilità di istituire un'unica fondazione per Giacomo Puccini, che riunisca un po' le realtà che ruotano intorno al grande maestro, tra Lucca, Torre del Lago e Pescaglia. Assurda e pericolosa l'idea di una fondazione unica per Puccini. La consigliera Giorgi del Movimento 5 Stelle replica al senatore Marcucci e stuzzica il sindaco. È molto grave, afferma la Giorgi, l'affermazione del senatore Marcucci in favore di una fondazione unica che unisca la fondazione Puccini di Lucca con quella di Viareggio, con la casa di Natale di Pescaglia, e per allungare il brodo mettiamoci anche il Maggio Fiorentino, così si cuccano i soldi all'attivo di quella di Lucca per coprire il buco del Pucciniano di Viareggio e del Maggio. E poi si apre la strada per far andare i soldi della fondazione CRL fino a Firenze. Questo dice la consigliera Giorgi del Movimento 5 Stelle, quindi continua la discussione sulla Fondazione Puccini anche e soprattutto dopo quanto successo al vertice della Fondazione, ovvero le dimissioni di Gabriella Biagi Ravenni, le polemiche che ci sono state con Andrea Colombini del Puccini e la sua Lucca Festival e con il sindaco Tambellini. Situazione quindi in piena evoluzione, che riguarda il principale ambasciatore del mondo della cultura lucchese,
ovvero Giacomo Puccini, una discussione importantissima, vedremo come andrà a finire, perché probabilmente dipenderà molto anche da questa discussione la possibile e futura vita culturale della nostra città. Prima di ripassare la linea alla regia, il Tirreno di Viareggio, si discute al TAR il frazionamento di Polo Nautico, udienza fissata per il 9 dicembre davanti ai giudici di Firenze, ma una sentenza del TAR Lombardia spaventa i concessionari. Ridiamo di nuovo la linea alla regia, ci ritroviamo tra poco con lo sport e con quanto successo allo stadio di Lucca, al Porta Elisa, ieri. Riparleremo di nuovo in diretta, in collegamento telefonico anche con il nostro Guido Casotti. A tra poco.